Ciao a tutti da Teschi81 e bentornati sul mio canale. Questo tutorial che vedremo oggi sarà un po' la fine di questa parte, di questa seconda parte del nostro percorso in cui abbiamo visto il sistema delle armi e per concludere in bellezza appunto andremo a creare una schermata di selezione. E ci saranno ancora un pochino di cosine in realtà da vedere per le armi, come per esempio avere la possibilità di scartarle e lasciarle a terra per poterle riraccogliere, ma ho pensato di trattarlo più avanti nell'inventario, nella parte dell'inventario, se riusciamo a svilupparla, perché credo che sia tutto integrato in quella parte lì e potremo risolverla in maniera adeguata, diciamo, perché ho un po' cercato su internet, c'è qualche metodo per appunto fare questo passaggio, ma ha dei problemi. Tutti i metodi che ho trovato hanno dei bug, c'è parecchio da lavorare. Secondo me in realtà si risolverà, come dicevo, tutto appena la parte dell'inventario. Quello che andiamo a vedere oggi appunto è come inserire una schermata di selezione delle armi, come abbiamo già fatto per i nostri personaggi, nella quale possiamo appunto andare a selezionare una nostra arma. Abbiamo appunto un riferimento anche visivo, come abbiamo già fatto per i personaggi, come dicevo prima, e abbiamo la possibilità anche di selezionare ovviamente l'arma e tornando indietro andare a utilizzarla in gioco. Quindi selezioniamo la nostra arma, possiamo partire disarmati o con un'arma che abbiamo appunto selezionato. E i nostri personaggi, gli altri personaggi bot, appunto, al momento faranno lo stesso. Il sistema che vedremo sarà un po' più semplice rispetto a quello che potrebbe poi essere il risultato finale, nel senso che io ho inserito solo le armi principali a scopo del tutorial. Poi qui potete ovviamente aggiungere tutte le armi che volete o creare, volendo anche altri widget, per creare delle sottocartelle, diciamo, e contenere tutte le nostre armi divise. Allora, iniziamo subito. Torniamo al nostro progetto. Quello che faremo in realtà sarà andare a replicare un pochino quello che abbiamo visto per la schermata di selezione dei personaggi, quindi premetto già che non sarà un tutorial molto dettagliato. Chi non avesse seguito tutto il percorso può comunque andare a rivedersi, anzi io consiglio di andare a rivedersi quel tutorial in modo da fare tutto correttamente e con cognizione di causa. Io stesso lo utilizzerò per appunto vedere di non perdermi qualche passaggio. Quindi andiamo nella nostra cartella My Shooter Game, Blueprint Frameworks, e andiamo a replicare un po', come dicevo, tutto, quindi non solo la schermata di selezione, ma anche il salvataggio, che al momento abbiamo solo quello dei nostri personaggi. Quindi creiamo una nuova cartella. Game Character, e ne creiamo un'altra che la possiamo chiamare Save Game Weapons. Questo possiamo copiarle, Ctrl C, e salvarle in Save. Possiamo anche direttamente salvarle qui. Questi due li rinominiamo come Save Game e Weapons. Importiamo ovviamente la nostra cartella. Le apriamo, ricreiamo tutto da zero così non stiamo ad interferire con il salvataggio dell'altra schermata. Allora, possiamo aprire i nostri due blueprint. Possiamo partire dal blueprint Save Game Weapons. Qui abbiamo creato una variabile che possiamo rinominare, non ha niente di particolare, quindi possiamo rinominarla tranquillamente. Quello che faremo poi in quasi tutto il tutorial sarà questo: riprendere appunto i file che abbiamo già lavorato e rimpostarli semplicemente.
Ok, quindi abbiamo qui la nostra weapon selection. Questo return node lo possiamo andare a rinominare. Posso anche salvare il nome così faccio prima. Salviamo. Poi andiamo su get character selected. E come vediamo è già tutto impostato. Cambiamo solo il nome qua. Quindi get weapon selected. Salviamo. Andiamo sul nostro set. Impostiamo anche l'input del set. E qui dovremmo aver concluso. Mi sembra che non ci sia altro. Ok, possiamo anche chiudere, andare nella nostra library. Qui abbiamo forse qualcosina in più da cambiare. Abbiamo un load character, un save character che andremo ora poi a rinominare e ci saranno anche delle variabili locali che saranno differenti tra le due funzioni. Quindi iniziamo con il save game che possiamo rinominare appunto save weapon selected, tutte queste variabili le possiamo tutte rinominare correttamente. Andiamo a vedere se ci sono delle impostazioni nelle variabili che vanno cambiate. Questa è semplicemente un integer. Il weapon saved va dentro save game. Per il momento va bene, poi l'andiamo a vedere. Quindi copiare il nome e andare a cambiarlo. Guardate. Copiare il nome e andarlo a cambiare dentro lo slot save game weapons. Altrimenti salva all'interno dello slot sbagliato. Ok, andiamo ad impostare le nostre variabili, quindi cambiamo l'input della funzione. Chiamiamo nuovamente weapon, mi risolvo, scusate il nome, che entra nella variabile locale set local weapon, che cerca se c'è un salvataggio esistente nello slot corretto, a questo punto che l'abbiamo impostato prima, quindi entro lo slot save game weapon, e qui dovrebbe andare tutto a posto. E qua possiamo appunto passare al load. Il load è stessa cosa, questo qua lo rinominiamo come weapon. Prendiamo tutto il nome dello slot e lo andiamo a copiare dentro questa casellina che è la casellina del nostro slot weapon, che è uguale a quella ovviamente del save weapon, e andiamo a vedere se il resto è tutto corretto. Quindi qua è inserito giusto. Get weapon selected, direi che dovremmo avere tutto settato in maniera corretta tranne questa cosa qui. Quindi torniamo nel save weapons, mi sono accorto che c'è un errore, controllo se c'è anche dell'altro, eccolo qua. Questo è in realtà andato a posto, perché appunto abbiamo controllato che sia corretto, quindi save game weapons, ovviamente game saved, e qua dobbiamo impostare il set weapon selected, di che lo troviamo dentro save game, e abbiamo dimenticato di cambiare il nome qua. Ok, quindi qua set control v weapon selected,
Quindi adesso possiamo richiamarlo, quindi set weapon selected, questo local weapon selection lo colleghiamo al nostro weapon selection, i nodi li colleghiamo tutti nella sequenza corretta, questo lo possiamo eliminare. Ok, ci siamo, set weapon selected. E qui va al nodo giusto, ok, penso, ma torniamo se ci sono altri problemi. Ok, adesso che abbiamo il nostro salvataggio pronto, possiamo passare appunto alla nostra schermata. Quindi quello che abbiamo fatto, sempre stando qua all'interno del blueprint, è creare, gli overlay. Questi qui quindi sono dedicati al nostro character, characters overlay. Possiamo anche copiare il nome e andarlo a cambiare all'interno di ogni blueprint. Li prendiamo, li inseriamo all'interno della cartella. Creiamo un'altra che la chiamiamo qui. Qua dobbiamo fare un pochino di lavoro in realtà perché questi file sono tutti uno filo duplicato dall'altro, quindi quello che conviene fare è appunto farlo da zero. Prendiamo solo il blueprint, l'RT, lo copiamo, lo portiamo su Weapon Overlay. E appunto iniziamo a lavorarlo un pochino. Ok, questo in realtà è già pronto, non dobbiamo fare nulla. Questo li possiamo al momento chiudere, poi vediamo dopo. Possiamo aprire il nostro blueprint, che ha già praticamente tutta la logica pronta. La sganciamo un attimo, perché non servirà tutto. Clicchiamo qui su Blueprint Weapons Overlay, così vi apre il viewport se non lo avete già aperto. Ok, qui possiamo in realtà andare a cancellare tutto quello che non ci serve. Lasciate solo, diciamo, le mesh principali e la skeletal mesh principale. Ora andiamo un attimino a svuotare tutto. Quindi qua al momento svuotiamo tutto quanto. Ok, questo Scene Capture Component lo andiamo a cambiare con il nostro Weapon Overlay, anche se non è ancora impostato, però almeno riprende già quello che succede, poi lo andiamo a settare dopo, ma credo che non ci sarà molto, molto da fare. Andiamo a svuotare, come abbiamo visto prima, tutte le altre mesh, quindi ne selezioniamo una a caso perché sennò non ve lo fa fare, e poi la svuotiamo. Ok, adesso abbiamo il nostro blueprint pulito con già tutte le cose impostate per essere riutilizzato. Andiamo a rinominare i nostri quattro file, i nostri quattro skeletal mesh. Quindi nella prima mettiamo l'arma vuota, quindi a mani libere, che abbiamo chiamato Hands negli scorsi capitoli. Poi possiamo mettere la nostra pistola, il nostro shotgun e il nostro fucile, che sono le armi principali che ci vengono fornite già dal progetto. Poi, come dicevo, se volete altre armi aggiungete tutto quello che volete.
Un'altra cosa che possiamo fare al momento è andare anche a cambiare le nostre variabili, che sono quelle che ci dicono che se la nostra arma deve essere visibile o meno durante la selezione. Come dicevo, andate a vedere il tutorial relativo alla selezione dei personaggi, perché viene spiegato tutto nel dettaglio. Qui serve solo adesso per concludere un pochino la selezione, e dovreste già avere tutti questi passaggi se avete seguito il resto del percorso. Quindi andiamo avanti e cambiamo le nostre variabili, che poi vedremo dopo a cosa servono. Quindi qua possiamo mettere empty ends. Ok, direi che qui altre cose che possiamo fare, forse rimuovere l'animation blueprint, che non ci servono più. Già rimosso, qui non c'è, qui possiamo rimuovere. Qui adesso possiamo andare anche ad inserire le nostre armi, quindi le inseriremo, come dicevo, tutte all'interno di questo blueprint, e poi con queste variabili le renderemo visibili o invisibili a seconda delle nostre esigenze. Quindi qui aggiungiamo la nostra pistol base, qui possiamo aggiungere il nostro base e qui il nostro fucile. Ok, le variabili devono essere vuote, quindi non ci deve essere la spunta, devono essere tutte vuote. La skeletal mesh possiamo renderla invisibile, è già invisibile che di default perché abbiamo già copiato tutto, e la nostra telecamera a questo punto la possiamo andare anche ad impostare un po' più verso la nostra arma. Quindi qui possiamo scendere a zero, possiamo togliere al momento l'inclinazione, e dovremmo essere più o meno a posto. Poi la andiamo ovviamente ad impostare. Il construction script lo possiamo anche eliminare, non ci serve. Mentre l'event graph lo andiamo a ripristinare, e andiamo ad impostarlo, perché non serve tutto questo materiale. Quindi ci siamo dimenticati di impostare anche la empty ends, che in realtà non è una skeletal mesh, quindi la skeletal mesh la lasciamo vuota e aggiungiamo una static mesh, che possiamo chiamare glove al momento, visto che è un guanto, e andiamo a cercare glove. Salviamo, torniamo al nostro event graph, ci siamo già, abbiamo riattaccato il nostro event tick, e qui abbiamo la nostra empty ends, che deve avere tutta questa struttura, perché avendoci anche una static mesh all'interno, deve dare, come vedete qui abbiamo impostato la visibilità con queste variabili che abbiamo visto prima, che ci dicono che deve essere visibile o meno le nostre skeletal mesh. In questo caso, come dicevo, abbiamo una static mesh di mezzo, quindi anche la parte dei fili deve essere settata come visibile. Ok? Quindi set visibility, mettiamo la nostra arma, mettiamo la nostra variabile, impostiamo i fili all'interno appunto di un array, e con il loop lo tiriamo fuori come elemento e lo rendiamo di nuovo visibile, cioè impostiamo di nuovo la nostra visibilità. Invece per le altre armi che non hanno bisogno di fili, possiamo tranquillamente andare a cancellare tutto quello che non serve.
quindi mantenere solo le impostazioni di visibilità dell'arma stessa. Quindi questo è il nostro shotgun, possiamo agganciare e possiamo, come dicevo, andare a eliminare tutto quello che non serve. Quindi attacchiamo il nostro fucile ed eliminiamo tutto pure qui. Ok, un'altra piccola cosa che voglio fare per rendere un po' più interessante la nostra selezione è andare a creare una sequenza nella quale andiamo a rendere visibili i nostri elementi e ad impostare una rotazione all'interno della nostra schermata per far vedere l'arma nella sua interezza. Quindi possiamo prendere la Skeletal Mesh, che è quella che dirigerà un po' tutto, andare ad aggiungere una rotazione, quindi Add Relative Rotation, andare a prendere il delta second, quindi ogni tick lui eseguirà questa funzione, questa rotazione, e la moltiplichiamo per quello che volete. Questo dipende un po' dalla velocità a cui volete far andare la vostra arma, quindi io direi che un 25, come già provato, funziona. Apriamo il nostro delta rotation e andiamo ad inserire il nostro pin all'interno della rotazione Z, in modo che ruoti solo su se stessa. E qui direi che al momento abbiamo finito, abbiamo impostato tutto quello che serve per la nostra arma. Dobbiamo poi solo impostare appunto la direzione delle armi per farle vedere meglio, quindi possiamo mettere a meno 90, meno 90, meno 90, mentre il nostro guanto è già girato correttamente, direi. Quindi lo lasciamo così com'è. Possiamo prendere tutte le armi, spostarle anche un pochino più centrate, così poi quando ruotano creano un po' meno problemi, e andare ad impostare i nostri materiali. Ok, qui abbiamo già una visuale delle nostre armi, sono ancora tutte insieme ovviamente, ma adesso poi le andremo a dividere. Quindi dall'RT, quindi dal render target, creiamo un materiale. Quindi nel Weapon Overlay andiamo ad inserire la superficie User Interface, andiamo a riselezionare e inseriamo anche la sezione Blend Mode Translucent e andiamo a collegare il colore finale della nostra texture. Ok, qui la vediamo come alfa invece per dargli l'opacità corretta, quindi far scomparire lo sfondo, andiamo a sottrarla a un valore, quindi scalar parameter, di 1 e inseriamo il tutto nell'opacità. Ok, adesso l'opacità dovrebbe essere andata a posto. Possiamo salvare. Anche al momento chiudere e possiamo andare a duplicare il nostro materiale e creare la nostra texture.
inseriamo, come abbiamo visto nelle puntate scorse, il white square. Prendiamo la texture e scriviamo param e prendiamo il texture object parameter. Lo chiamiamo render e lo impostiamo anche qua con un white placeholder. Aggiungiamo un float, quindi scriviamo make float 4, via. I nostri colori li inseriamo all'interno dei vari colori, lasciando libero l'alfa, che in realtà l'alfa viene preso direttamente dalla texture, e il tutto viene portato all'interno del final color. Dovremmo grosso modo avere tutti gli elementi adesso per poter andare a impostare la nostra schermata. Quindi torniamo indietro, andiamo su Content, Wii, e dobbiamo andare a prendere da due punti, credo, se non ricordo male, quindi menu. Quello che ci serve in questo momento è il Lira front-end. Quindi cartella all, content, Wii, menu, Lira front-end, lo apriamo e sempre all'interno della cartella menu andiamo dentro la cartella experience e prendiamo anche il nostro character selection, che possiamo tranquillamente duplicare e rinominare. E apriamo anche questo. Ok, allora, come prima cosa andiamo a trattare il nostro Lira front-end, che è il passaggio più semplice. Andiamo ad aggiungere un tasto qui all'interno della nostra schermata. Possiamo metterlo direttamente sotto il character selection, quindi lo selezioniamo. Clicchiamo CTRL D, ce lo duplica e lo rinominiamo. Lo andiamo ad impostare, quindi non dobbiamo praticamente toccare nulla se non andare a cambiare qua il nome, e il nostro tasto qui visivamente è pronto. Poi andiamo nella cartella graph, qui abbiamo il nostro tasto, lo selezioniamo, andiamo su on button base clicked, copiamo, o meglio duplichiamo questo nodo, lo colleghiamo e qui andiamo a cercare E qui andiamo a cercare Weapon e andiamo a selezionare la nostra Weapon Selection. Ok, quindi il nostro widget front-end è a posto. Abbiamo impostato il nostro tasto visivamente, gli abbiamo detto che una volta che viene cliccato deve ridarci il nostro widget Weapon Selection, che è questo widget che dobbiamo ancora impostare, che al momento è ancora impostato come selezione dei personaggi. Quindi qui su Character, che è questa selezione qui, andiamo semplicemente a cambiare la nostra dicitura, eccola qui. E quindi ce li abbiamo qui e li rinominiamo Empty Hands. Possiamo cambiare tutte le diciture che abbiamo qui, quindi qua possiamo mettere empty hands,
qui possiamo mettere quello che vogliamo, ora ci possiamo mettere level 00 e qui possiamo aggiungere la nostra texture. Ok, mettiamo questa, quindi la X. Qui non dobbiamo cambiare altro, stesso facciamo per la pistola, qui con pistol. Stesso facciamo qua. Shotgun. E l'ultimo il fucile. Possiamo andare poi adesso sulla nostra telecamera, quindi immagine 68 nel canvas panel e impostare qui il nostro RT che a questo punto sarà quello della nostra arma. Come prima cosa andiamo a impostare il nostro weapon overlay. E seconda cosa, dovremo cambiare l'each loop perché darà sicuramente errore. Quindi loop, e andiamo a modificare tutto quello che serve per sostituirlo. Andiamo a cambiare anche il nostro scene capture component che potrebbe appunto darci problemi perché dobbiamo prendere quello relativo al nostro weapon overlay. Quindi qui scriviamo e andiamo a prendere il nostro componente 2D e lo riuniamo al nostro set texture target. Qui uniamo anche il nostro character reference che dovrà essere, come vedete, non lo prende, essere rimpostato, quindi possiamo andare a promuoverlo a una variabile e possiamo chiamarlo character ref per non creare ora problemi con l'altra variabile che possiamo comunque andare a eliminare direttamente. Già, quindi andiamo ad impostare e andiamo avanti vedendo se c'è qualcos'altro da modificare. Qua all'interno del Create Dynamic Material Instance dobbiamo aggiungere la nostra texture relativa alle armi. Andiamola a prendere qua che facciamo prima. Questa e la inseriamo qui. Brush material set. Ok, direi che qua ci siamo. Poi questo qui non ci serve, non è roba che ci serve adesso e possiamo andare ad impostare appunto quello che serve per la replica multiplayer di questo sistema. Quindi possiamo andare a rinominare questo, possiamo anche cancellare il nostro riferimento nell'input che non ci serve. Qui è già impostato il nostro weapon selected e qui dobbiamo impostare la nostra variabile weapon selection, quindi cambiamo la character selection in weapon selection. Ok, e all'interno del nostro server, che rinominiamo come server weapon selected, andiamo ad aggiungere il nostro weapon selected client, che è questo che abbiamo creato prima. E qui dovremo essere a posto. Queste le vediamo tra un attimo.
Vediamo prima questa sezione, che è quella che, di cui vi parlavo prima, in cui rendiamo visibile e invisibile la nostra arma nella schermata di selezione. È già tutto impostato, quindi credo che non dobbiamo fare nulla perché avendo cambiato prima i nomi, qui abbiamo tutte le nostre armi che ci indicano che nel momento in cui andiamo a cliccare all'interno del nostro tasto, quindi in uno di questi tasti qui, verrà abilitata, quindi tolta la spunta disabilita, alla nostra arma che vogliamo selezionare, mentre verranno disabilitate tutto il resto delle armi. E così facciamo per tutti, i quattro tasti che, abbiamo. Quindi nel caso della pistola sarà disabilitato, l'MPENS, è abilitata la pistola, è disabilitato il fucile e lo shotgun. I materiali vanno resettati ogni volta e vanno all'interno della nostra selezione che abbiamo impostato prima. Quindi il primo slot sarà relativo, il primo tasto sarà relativo allo slot numero 0 e il secondo, quindi la pistola, sarà relativo allo slot 1, 2 e 3. E questo poi ci servirà anche per il nostro inventario. E infine andiamo a inserire il nostro server Weapon Selected, che è questa parte che abbiamo visto poco fa. E questo pezzo diciamo che è a posto. Questo qua ci indica invece se al passaggio del mouse il nostro personaggio, cioè la nostra pistola, deve essere visibile o meno. Queste variabili sono prese in realtà dalle variabili che abbiamo visto prima. Quindi all'interno del nostro Blueprint Weapon Overlay, queste variabili qui, quindi lo andiamo a richiamare in gioco con il nostro Character Selected, che è il riferimento che abbiamo creato prima al nostro overlay. Quindi scriviamo Visible. E in fondo ci escono tutte le nostre variabili, tutte le variabili che abbiamo impostato prima. Quindi andiamo a prendere tutti i set, quindi la prima sarà l'empty hands, che dovremo duplicare perché c'è una parte di overhead e una parte di unoverhead, quindi lo facciamo doppio. Duplichiamo anche il nostro character reference. Scriviamo il nuovo set visible e andiamo a prendere la nostra pistola. Duplichiamo, andiamo ad impostarle. Ricordatevi il target. Il primo lo mettiamo visibile, mentre il secondo, quindi quando va in unovered, è invisibile. Ok, ora non ci resta andare che andare a vedere se funziona. C'è ancora una piccola cosa da fare, perché se no non vediamo l'arma. Andare sulla cartella all, andare su front end, aprire il nostro livello front end. Richiamoci nel nostro livello front-end e qui nell'outliner di fianco abbiamo il nostro random lobby background, che abbiamo visto anche questo nella puntata relativa ai personaggi e ho spiegato un pochino cos'è, molto semplicemente. Al momento lo apriamo e va bene così. Andiamo a duplicare questo spawner, quindi dentro l'event graph. Nell'ultima parte avevamo già aggiunto per i nostri personaggi il character overlay, lo andiamo a duplicare, lo lasciamo così com'è e andiamo ad inserire il nostro weapon overlay. Abbiamo il nostro
tasto che abbiamo impostato prima, che non abbiamo fatto molto perché era già tutto settato come doveva essere, quindi come vedete c'è anche un overhead unoverhead, lo possiamo aprire. Qui abbiamo la nostra schermata generale, abbiamo le nostre armi e come vediamo ci compare la nostra arma di fianco. Non ruota, adesso andiamo a capire come mai, e possiamo ancora impostare un pochino la dimensione. Il nostro blueprint weapon overlay, andare nella sezione proprio viewport e possiamo o avvicinare la telecamera oppure selezionare il componente di scena e andare a cambiare il field of view, che possiamo mettere a, proviamo a vedere se va bene 25, non funziona perché non l'ho agganciato semplicemente, quindi andiamo ad agganciare anche la nostra rotazione e vediamo se funziona la rotazione, e poi selezioniamo un'arma e vediamo se funzionano anche le armi, se ce le fa selezionare correttamente. Dopodiché direi che abbiamo finito. Ok, c'è un piccolo bug che vi spiego come sistemare, ma poi ve lo sistemate voi. Quando ruota l'arma, come vedete qui compare questa specie di struttura. È effettivamente una struttura, è la struttura che vedete dietro, quindi il quadro, perché è stato impostato la schermata all'interno proprio del livello. E adesso non la vedete perché è da impostare dalla regione, diciamo, dal world partition, però qua c'è il quadro e ruotando lo vedete. Questo lo potete ovviare andando a vedere dov'è il local random lobby. Potete per esempio portarlo molto più giù o molto più su come preferite, però poi vi dà qualche problema anche sulla schermata di selezione dei personaggi, vi dà delle ombre un po' particolari, quindi non lo vediamo ora, vi faccio vedere come si fa rapidamente, ma poi mi raccomando impostatevelo voi. Qui possiamo andare, che so, a meno 20.000, tanto siamo nello spazio, quindi un punto nel vuoto. Andiamo a vedere se abbiamo risolto. Come vedete, ora non compare più la nostra struttura alle spalle e abbiamo le armi che ruotano e diciamo che è tutto molto molto interessante. Stavo dimenticando la cosa più importante, andare a impostare le armi all'interno del nostro manichino. Quindi andiamo su All, qui scriviamo Hero underscore, sciogliamo lo shooter mannequin e qua avevamo lasciato, come vedete, la parte dell'arma iniziale sganciata perché al momento stavamo lavorando come ultima cosa su un'arma vuota e questi nodi appunto ci davano dei problemi. In realtà potevate sganciarlo anche direttamente da qua, ma abbiamo mantenuto diciamo tutto intatto perché adesso andiamo a costruire il nostro sistema di selezione delle armi. Come prima cosa dobbiamo utilizzare un array. Abbiamo già questo pronto, quindi possiamo andarlo anche a prendere, al momento lo duplichiamo. Andiamo ad inserire le nostre armi, quindi andiamo ad inserire quattro armi. La prima sarà il nostro Empty Hands, il secondo sarà la pistola base, terzo shotgun, quarto il nostro fucile. Ok, e qui abbiamo le nostre armi base, ne andiamo a prendere ed estrapolarle, quindi tutte e quattro con il nodo array get, quindi get e copy, possiamo tranquillamente duplicarlo per fare un po' prima, e all'interno della casellina integer andiamo ad inserire quello che vi dicevo prima, ovvero
questa parte qua, quindi la prima arma avrà lo slot 0 e via dicendo. Qui uguale, quindi l'empty hand avrà 0, la pistola avrà lo slot 1, lo shotgun 2 e il nostro fucile, lo slot 3. Andiamo a creare un nodo di selezione che prendiamo dal nostro caricamento delle armi che abbiamo creato prima. Quindi da qui possiamo anche prendere il Lord Weapon Selected, che se vi ricordate è quello che abbiamo preso prima nella nostra libreria quando abbiamo creato i caricamenti e i salvataggi. Da qui prendiamo appunto il nostro nodo Select e andiamo ad aggiungerci le nostre armi, quindi l'empty hands, add pin per aggiungere altre armi, la pistola, il nostro shotgun e il nostro fucile. Dopodiché questo lo possiamo promuovere ad una variabile, così sappiamo quale arma che è, diciamo, l'arma selezionata, quindi possiamo direttamente chiamarlo selected weapon. E una volta che l'abbiamo caricata, andiamo a selezionare da questo array. Ovviamente, come dicevo, se volete aggiungere più armi oltre a quelle basi, dovete anche qui aggiungere più array. Facciamoci ancora un po' di spazio. Ora qua possiamo creare un array da questa selezione, quindi scriviamo main array. E questo array andrà ad inserirsi all'interno di questo each loop, quindi gli diciamo sostanzialmente che dal nostro caricamento delle armi, quindi dalla nostra schermata di selezione, deve essere presa una di queste armi che corrispondono agli slot 0, 1, 2, 3. Una volta selezionata, deve essere impostata come diciamo come primo elemento dello slot, e una volta che è selezionata, se lo slot, la quick bar trova, diciamo, un oggetto all'interno, lo deve selezionare come prima cosa. Ok, quindi questo lo andiamo ad aggiungere alla sequenza che ci serve. Questo array invece lo andiamo ad impostare nelle nostre armi che devono essere selezionate all'inizio del gioco, quindi all'interno del nostro inventario. Stesso facciamo per questa sezione, questa la possiamo anche cancellare. E direi che dovremmo avere tutti gli elementi per portare la nostra arma in gioco. Ultima cosa che possiamo fare è andare a dirgli che lo slot deve poi essere anche attivato. Per queste cose le spieghiamo magari quando si tratta dell'inventario, se riusciamo a farlo. Set active slot index. Ora possiamo andare a vedere se funziona tutto. Quindi andiamo a selezionare lo shotgun, anzi selezioniamo la pistola, proviamo a iniziare una partita e abbiamo la nostra pistola. Perfetto, andiamo a fare un'ulteriore prova per sicurezza. Poi direi che potrei chiudere il video, se c'è qualche piccolo problema lo potete rivedere tranquillamente anche da soli, perché siamo già a un'ora di video, quindi pensavo venisse un video decisamente più corto. Andiamo a provare direttamente il nostro fucile. E abbiamo anche il nostro fucile.
Ok ragazzi, io direi che per il momento non aggiungo altro, siamo arrivati in fondo a questa selezione delle armi, siamo arrivati in fondo oltretutto a questa sezione del sistema di armi, come dicevo manca qualche piccola cosa ma se riusciamo la vediamo in futuro, altrimenti io direi che comunque è un sistema abbastanza buono, abbiamo visto come aggiungere armi, come equipaggiarle, come scartarle. Come riporle, abbiamo visto tantissime cose, quindi io direi che non ultimo appunto abbiamo visto anche una schermata di selezione molto interessante in 3D, funzionante, senza problemi, quindi io direi che per il momento ci siamo. Io spero che questo percorso, come dicevo in altri tutorial, vi sia utile, vi sia di spunto soprattutto per creare anche cose nuove e per andare avanti magari con il vostro progetto, il vostro gioco. Io come sempre vi chiedo semplicemente un like se il tutorial, il percorso vi sta piacendo e soprattutto un segui che è la cosa forse più importante. E oltretutto vi serve anche nel caso vi servissero altri video per andare avanti nel percorso, vi arriva l'aggiornamento, io ne sto caricando più o meno uno alla settimana, uno ogni 10 giorni. Forse anche qualcosa di più. Non aggiungo altro, al momento vi lascio, vi ringrazio tantissimo per aver seguito e ringrazio tutti i ragazzi che stanno seguendo e appunto che come dicevo prima mi hanno anche aggiunto il segui, il like eccetera eccetera. Ci vediamo nel prossimo capitolo, vedremo un pochino la questione inventario, non sarà una cosa semplice, credo che sia la parte più difficile di questo percorso e vediamo se riusciamo a fare tutto. Ancora grazie mille a tutti e arrivederci al prossimo tutorial.